Continuano a vincere le prime quattro in classifica nel girone C di prima categoria e per la precisione sono le prime tre quelle che sono avvantaggiate di alcuni punti rispetto alla quarta, il Piscopio, che è distanziata di 6 punti dal terzo posto. Riposa la Promo Sport di Lamezia Terme e come sapete in questo girone c'è una squadra in meno, quindi ogni domenica ci sarà un riposo e a questo proposito l'unica avvantaggiata è appunto il Real Pargheria, che fino adesso ha già riposato, mentre Città di Guardavalle e Real Pizzo ancora non hanno riposato. Comunque vediamo alla giornata odierna. Vince il Città di Guardavalle in trasferta contro il Borgia 3-1 il risultato finale. Vince il Real Pizzo nell'anticipo di sabato 4-1 abbastanza semplice contro la Prasar, e vince anche il Real Pargheria, ma in questo caso un pochettino più striminzito, l'1-0 contro l'ultima in classifica, anzi l'ultima in classifica è il Comprensorio Corace. Il 2-1 del Piscopio sul Martelletto Settigiano consente alla squadra vibonese di rimanere in quarta posizione, comunque è abbastanza distaccata dalle prime tre posizioni. Per il resto della giornata dobbiamo segnalare la vittoria del Pino Donato Taverna a Montepaone nell'anticipo di sabato 2-0 iniziale, poi sul finire il gol del Montepaone che non è bastato per rimettere in gioco la squadra di Pino Sessito. E rinviata invece la partita della Città di Soverato a Mileto contro il Real Mileto, una partita che potrebbe segnare definitivamente l'uscita dalla squadra della Città di Soverato dalla potenzialità, anche se remoto diciamolo obiettivamente perché ha un buon vantaggio, dall'essere invischiato nella zona bassa della classifica, perché con i 7 punti del Comprensorio Corace e i 10 della Prasar, certamente i 25-24 punti della Città di Soverato e i 23 del Montepaone sono abbastanza rassicuranti per mantenere un certo equilibrio, una certa sicurezza in questo campionato. Ultima partita da segnalare, la vittoria esterna della Rosa Arnese a Rombiolo contro la Rombiolese 2-1, una partita che consente alla squadra di Rosarno quindi di mantenere anche in questo caso una posizione abbastanza tranquilla, e per lo più anche quella della Rombiolese era già pure tranquilla. Però tutta la vicenda di questo campionato si svolge nelle partite delle tre squadre al vertice. Da domenica cominceranno gli scontri diretti, dicevamo, con tra i riposi e gli scontri diretti cominceremo a verificare veramente come si andrà ad evolvere questo campionato.